Angela! Ciao Angela! Che bello! Ciao Matteo! Ciao, ciao. Allora Matteo, che cosa vedi davanti a te dopo questi 8 mesi che abbiamo capito vi hanno regalato tante cose, tante esperienze? Che cosa vedi davanti a te? Tanti insegnamenti da parte di Pigi, da parte dei boomer, da parte dei Z, da tutti. Ho studiato tantissime cose che non avrei mai studiato come dei personaggi del passato. E niente, anche molta amicizia, molta. Che bella che sì, si l'amicizia. Sono instaurati dei meccanismi sinceri e poi anche dei fidanzamenti, sono nati degli amori qua. Ah, non ti ho detto niente? Non lo sapevo. 3 coppie sono nate, 3 coppie ufficiali, il resto Roberta... Angela. Okay. Allora io ringrazio per questa meravigliosa esperienza che mi hai permesso di fare. E, sono diventati tutti i miei figli, frequentano la mia casa, vengono, vanno come gli pare, vero? E poi anche con loro molto bello. E la cosa più bella per Luigi è che mi ha dato la possibilità di evangelizzare un pochino, che c'è tanto bisogno. Hai portato i tuoi valori e la tua fede anche all'interno di questa trasmissione. E l'incontro che facciamo spesso con Don Walter Insero nel seriale dove si trova Dio nasce da una conversazione con lei. Lei ci teneva a parlare di questi argomenti in TV. Lo si fa di rado per parlare di Dio. Verissimo. E tu ci hai dato questa occasione, quindi grazie di cuore. Grazie anche a voi perché mi avete scelto. Grazie. Angela Palmieri, Matteo Terelle, alla terza posizione della classifica definitiva. Allora, siamo alla seconda e prima posizione, ma in ordine non so come. Sempre in ordine alfabetico, c'ho io. I 4 finalisti, che saranno 2 ovviamente della generazione Z e 2 della generazione Boomer. Roberta? Rigorosamente in ordine alfabetico, lo ripeto, i 2 finalisti o semifinalisti per la generazione Z sono Stella Flammini e Rosa Sorrentino. Stella Flammini è la prima ballerina di Bella Mar. Rosa Sorrentino, eccole qui! Complimenti ad entrambe! Bravissime ragazze! Allora, amiche, ma rivali tra poco, perché sarà solo una la vincitrice, che potrebbe essere Boomer o Generazione Z, o ci sarà un vincitore per ogni categoria? Attenzione, Restuccia! Questo ce lo dice Restuccia, allora, che oggi tutto illuminaci! Allora, oggi scopriremo i 2 finalisti di ogni generazione, quindi un finalista generazione Z, un finalista generazione Boomer. Questi 2 finalisti saranno i protagonisti di questa settimana che inizia oggi e si concluderà giovedì con la vittoria di uno dei concorrenti. Quindi oggi scopriremo se Stella o Rosa andranno in finale. Eh sì, esatto. Perché giocheranno per tutta la settimana un solo concorrente, quindi finalista della generazione Z, e un solo concorrente della generazione Boomer. Chi sono i 2 finalisti, i semifinalisti della generazione Boomer? Nadia Labella e Raffaella Ruzzini. Nadia Labella e Raffaella Ruzzini, eccole qui. Ciao Nadia, ciao Raffaella. Allora, vuoi cominciare tu con le domande? Beh, insomma, c'è dell'emozione? Siete pronte? Secondo voi, facciamo un pronostico. Ridacchiano nel backstage, ma un pronostico. Boni. Allora, non diciamo fra voi due, fra loro due. Sono emozionatissima. Fra loro due, secondo te, chi sarà la finalista? Nadia o Raffaella? Allora, Nadia è molto forte sui social, quindi... È un avversario temibile. Invece per voi... Stella è stata bravissima, perché anche lei è stata bravissima in studio, effettivamente. Rosa pure, quindi non lo so. Dai, la bionda, visto che è bionda come me. Raffaella? Stessa cosa, veramente. Rosa molto brava, ma anche Stella è andata migliorando, ha fatto dei reel. Vedi che il nostro rapporto è iniziato in maniera, diciamo così, molto accesa e conflittuale con giornali online a parlare, E invece stai quasi in finale. Mi avevi scartato in realtà, mi hai fatto ritornare. È vero, durante i provini. Allora, Rosa, ma scusami, cioè sei riuscita a diventare la prima ballerina di Bella Mai al tempo stesso anche di essere in finale. E infatti questa cosa mi fa molto piacere, poi tra l'altro mi diverto tanto, sto vivendo questa esperienza che purtroppo è quasi giunta al termine, nel migliore dei modi, e è stato bello. Roberta, che consiglio dai ai finalisti di questa prima edizione? Qual è il consiglio più sincero
che puoi dare per questa avventura, per come concluderla e per quello che si aprirà dopo? Allora, sicuramente di riflettere su tutto quello che questa avventura vi ha lasciato dentro. Certamente è stato un avvicinamento tra due generazioni. Io naturalmente faccio parte di quella generazione, ma mi piace, perché ho un figlio di 15 anni, affacciarmi ed ascoltare la vostra generazione. Quindi godete di questa opportunità che avete avuto voi, ma anche voi che come me amate la gioventù. Quindi è stata certamente un'opportunità straordinaria che Pierluigi e che Rai 2 Bella Ma vi ha regalato, quindi godetevela appieno. E per quello che sarà nel futuro, rimanete con i piedi per terra. È stata un'esperienza che vi ha esposti, tanta gente vi ha conosciuto, probabilmente la gente per la strada vi ferma, vi riconosce. Insomma, avete goduto di un'esposizione mediatica che non capita tutti i giorni. Ma non vi lasciate far prendere troppo da questa cosa, rimanete con i piedi per terra, pensate che comunque la vita è sì anche questa bella esperienza, ma è anche altro. Voi siete giovani, continuate a studiare, continuate a coltivare i vostri sogni, e se i vostri sogni sono nel mondo dello spettacolo, avete cominciato con il piede giusto. Se invece il vostro sogno è qualcos'altro, continuate e perseverate e guardate sempre avanti con fiducia. Che belle queste parole sincere di Roberta Capua. Allora, non ti nascondo, Roberta, che è la prima volta in 8 mesi di trasmissione che sudo in studio, perché sono un po' emozionato. Nel senso, non mi aspettavo di arrivare in conclusione con questa gioia e questa serenità e anche l'orgoglio, ovviamente, da parte di tutto il mio gruppo di lavoro. A questo punto possiamo scoprire insieme, Roberta, chi ovviamente arriverà in finale e chi saranno i due concorrenti, anzi le due concorrenti a questo punto, che giocheranno per tutta la settimana, e quindi capiremo insieme giovedì chi avrà vinto questa edizione, della prima edizione appunto di Bella Ma. Lo sa solo Domenico Restucci. Solo Restucci. Oltre 8 mesi di programmazione, oltre 160 puntate, sfide, reel, video, canto, ballo, finalmente adesso abbiamo i nomi delle due finaliste di Bella Ma. Musica tensiva, emozione. Le finaliste. Abbiamo per la generazione Z, la finalista è Rosa Sorrentino. Seconda classificata. Questa è la coccarda e il simbolo di questa finale. Io sono felicissima di darla a te, Rosa, ma posso dire, in realtà la stiamo dando a tutti voi, perché avete partecipato con entusiasmo a questa bella avventura. Ecco la coccarda ufficiale. Puoi indossarla, direi. Sì, lei sa come fare. Sai come si fa? Sì. Fammi vedere. Guarda. La metto di qua, dai. Di qua. Di là. Uno, due, Hai tre. Di aiuto? No. Fatto. Eccola qui. Allee! Con la coccarda della finalista. La finalista della generazione Z. Sentiamo e vediamo chi tra voi due, tra Nadia Labelle e Raffaella Ruzzini, andrà di diritto in finale e giocherà tutta la settimana, ovviamente in competizione con la generazione Z, in questo caso con Rosa Sorrentino. Restuccia. Allora, la concorrente finalista della generazione Boomer è Raffaella Ruzzini. Ti aiuto? C'è la calamita. Ma Raffaella è così, capito? Fa. No, guarda che no, ce la fa Raffaella.
ce la fa. Vai. Voilà, eccola qua. La finalista boomer di Bella Ma, Raffaella Ruzzini. Ma voglio dire una cosa insieme a te. Stella Flamini e Nadia Labella, per entrambe le generazioni, hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno dimostrato umiltà, capacità di ascolto e soprattutto hanno messo in campo quelle doti di umiltà e allegria che insomma hanno contribuito a rendere il nostro lavoro più agile e più divertente. Grazie di cuore a Nadia Labella e a Stella Flamini, potete accomodarvi ovviamente nella vostra console. Allora